tutti, ragazzi, ragazze, dal vostro Dark House 92. Oggi sono qui per dirvi degli spoiler assurdi che ho saputo girando un po' sul web. Ok, vi dico subito che queste cose che io ho saputo sono al 50% vere e al 50% false, quindi non ne sono assolutamente sicuro, però è quello che ho sentito dire ed è quello che vi voglio dire appunto a voi. Allora, incominciamo con il fatto che nella season prossima a quella attuale dovranno implementare, così ho saputo e così vi sto dicendo, i rank. Cosa significa? Allora, i rank cosa sarebbero? Sono dei piccoli rank, nel senso che vi daranno la possibilità, ogni qualvolta che vincete un tot di win, praticamente avrete la possibilità di salire di rank. Non so se voi conoscete la Battle Royale H1Z1. Ecco, su H1Z1 ci sono i rank, dove lì dovete fare molte kill in una partita per cercare di salire di rank. Invece su Fortnite implementeranno coming soon, quindi prossimamente, non si saprà quando, ma lo faranno, questo ne sono più che sicuro, appunto il rank, ma non facendo tante kill in una partita, ma bensì a win. Quindi cosa succede? Se fate un esempio 50 win in singolo, vi darà il rank delle 50 win in singolo. Se farete 200 win in duo, vi darà il rank in duo, e così via. E nel frattempo i cani abbaiano. Ma tralasciando questo, questo è quello che ho saputo. Un'altra cosa, ci sarà prossimamente, sempre tra virgolette coming soon, anche una nuova modalità. Che nuova modalità ci sarà? Bensì la modalità, a quanto ho capito, dovrebbe essere modalità boss. Non mi ricordo come si chiamava il boss, ce l'ho nella punta della lingua. Dai che me lo ricordo. Godzilla, una roba del genere. Cosa significa? Allora, a Magazzino Muffito, se voi ci fate caso, c'è un capannone che adesso la Epic Games ha chiuso sopra, dove praticamente c'è un uovo. Questo uovo sarebbe, tra virgolette, la cometa che è caduta appunto al centro di Magazzino Muffito, che ha fatto appunto quel cerchione grande. Dentro quel cerchione si nasconde appunto questo uovo, che è stato coperto, come vi ho già detto adesso, dall'Epic Games. Perché ci sarà una nuova modalità. Questa nuova modalità si chiamerà, tra virgolette, sempre senza che... Ovviamente non è che dovete dire, Dark, tu dici queste minchiate di qua di là. No, nel senso, sono delle cose che io so al 50 e 50, non è sicuro, non è, potrebbe essere anche che lo faranno in futuro, ma non adesso, oppure non lo faranno completamente, però io quello che so è quello che vi sto dicendo. Comunque, appunto, da questo uovo si schiuderà una sorta di Godzilla, un dinosauro, una roba del genere, e che appunto ci sarà in questa nuova modalità. Saremo 100 persone contro questo boss. Il boss sarà, tra virgolette, preso a random da una persona. Cosa significa? Che questa persona, quindi spawneremo 100 persone con il deltaplano, eccetera eccetera, ci sarà un cooldown, e in questo cooldown del gioco, appunto, del game, della modalità, ci saranno tutte queste persone, e una persona scomparirà dal gioco, gli verrà la barra del caricamento e appunto vedrà l'uovo schiudersi, e lui che appunto usa questo drago, come tra virgolette il Thanos, no? Il guanto di Thanos. Ecco, questa cosa sarà il boss. Quando voi avrete delle skill con questo boss, eccetera eccetera, sarà una cosa, praticamente una figata, ok? E ovviamente fa parte di una nuova modalità. Ragazzi, questo video è durato poco, io vi ho detto più o meno le cose che so, quindi dell'implementazione dei rank su Fortnite e di questa nuova modalità che tra virgolette dovrebbe uscire. E come vi ho già detto, 50 e 50, quindi non si sa se è giusto o se è il vero, però così dicono nel web. Sapete che nel web dicono qualunque cosa. Per esempio, so anche che prossimamente dovranno mettere la skin di ninja, che appunto
è quella con i capelli azzurri, la bandana gialla, eccetera, eccetera. Ma penso l'avete visto già sul web. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Spero che questa piccola, tra virgolette, non guida, ma più o meno informazione, ecco, queste piccole informazioni mi sono state d'aiuto anche per capire un po' la situations, quindi la situazione di tutto quello che dovrà esserci. Però, come vi ho già detto, 50 e 50. Un ringraziamento ancora dal vostro Darkas 92. Mi raccomando di condividere il video, farlo vedere a tutti per far sapere queste piccole cose. E mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questi rank e di questa nuova modalità, eccetera, eccetera. Fatemi sapere, ragazzi. Io vi ringrazio ancora per la visione. Un bacione dal vostro Darkas 92. Noi ci vediamo alla prossima. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead.